È questo il posto? Sì. È qui che abbiamo trovato il suo corpo. Com'è andata? Sai, dopo che sei partito, ha voluto seguire le tue orme. Si preparava al torneo. Nonno, non ti è bastato aver riempito la mia testa con quelle sciocchezze? Salvare il mondo non è una sciocchezza. Un pugno di lottatori che si battono in un'arena non decidono i nostri destini. Un saggio come te non ci può credere. Ci crediamo tutti, invece, incluso tuo fratello. L'altra notte, Liu Kang ha avuto il sogno, quindi è lui l'eletto. No, ha lasciato il nostro tempio, ci ha voltato le spalle. Perché sei voluto tornare? Sono qui per rappresentare l'Ordine della Luce nel torneo. E per quale motivo? Per incontrare l'uomo che ha ucciso mio fratello. Non può essere questa l'unica ragione per cui partecipi. Altrimenti rischi di perdere. Ah già, dimenticavo. Combatto per il destino del mondo. È per questo che hai lasciato il tempio e sei fuggito. Non è vero? Il grande torneo era una responsabilità troppo pesante. Ma la vendetta... La vendetta è più semplice. Lord Raiden! E così stai ancora fuggendo dal tuo destino. Raiden! Andiamo, nonno, alzati! Questo non è il tuo dio del tuono e del fulmine, è solo un mendicante. Risparmialo, mio signore. Purtroppo la vita americana gli ha indebolito la mente. Troppa televisione. Vorresti vincere il torneo, a quanto ho capito. Sì, infatti. E come farai? No. Oh, non dirmi che hai paura di un... di un mendicante. Se lei è Raiden, perché non ha salvato Chan? Perché non l'ha protetto? Potevi farlo tu. È inutile stare a discutere. Troverò l'assassino di mio fratello al grande torneo. Con o senza il tuo consenso. È pronto, mio signore. Anche se il pericolo è grande. Lo so, ma non c'è nessun altro.